Alleluia, lode gloria Signore sempre, eternamente. Oggi nel Vangelo di Giovanni Gesù ci ricorda che chi crede in Lui farà opere più grandi. E questa parola tante volte ci dà così un pregio, ci riempie. Dire, cavoli, noi possiamo fare opere più grandi di Gesù stesso. E questa grandezza la misuriamo spesso anche nel fatto che sia un'opera che possa sbalordire la gente. In realtà Gesù ci sta parlando sempre nella grandezza dell'amore, dove ci sono anche quelle opere che sbalordiscono la gente. Ma io credo che i primi ad essere sbalorditi quando facciamo queste opere siamo noi, di questo amore che viene, che passa attraverso di noi e diventa davvero un canale di grazia, di questo amore grande. Cioè, in queste opere grandi noi riusciamo a percepire la vera misura, anche se non la possiamo quantificare, del cuore di Cristo, del cuore del Papà, dell'opera dello Spirito Santo. Davvero in queste opere grandi noi andiamo a fare un'esperienza incredibile di questa grazia, di questo amore. E così ci troveremmo davvero ad avere come Lui un cuore anche compassionevole, un cuore che vede l'altro, che lo riconosce, che al di là del fatto che non è una persona che appartiene alla sua cerchia alla sua cerchia personale, è una persona che appartiene a Cristo. Cioè il nostro sguardo andrà a creare quel riconoscimento nel quale ci si riconosce tutti i fratelli. Chi crede in me? Crede in me. E tante volte il problema noi pensiamo che parta proprio dall'amore, ma in realtà a volte parte proprio nel credere in Lui. In teoria tutti siamo bravi a dire io credo in Gesù, credo nella sua opera, credo che egli non solo è il figlio di Dio, ma è Dio stesso, che attraverso di lui sono salvato, eccetera. Però appena arriva il minimo scossone, anche a volte un blef, subito andiamo ad attaccarci ad altre cose, ad altre situazioni o ancora peggio ad altre credenze. E io credo che oggi proprio è questa giornata così quasi autunnale, anche se siamo a maggio, è la giornata giusta per cercare la luce, una luce che è dentro di noi, una luce che arriva ad essere quel credere che diventa la ragione della nostra vita, l'ancora di salvezza, quella luce sulla quale abbiamo puntato la nostra vita, ma forse non ancora tutta, perché davvero ci convinciamo di cosa significa, cioè ci convinciamo più o meglio, ci mettiamo in discussione se davvero tutta la nostra vita è sottoposta al credere in Gesù. E al credere che quell'amore grande che ha toccato la nostra vita e la sta toccando e la toccherà può assolutamente trasformare l'esistenza di molti, anzi di tutti. Oggi è un giorno di opere grandi nell'amore. La prima opera che noi oggi desideriamo vedere, papà, è il tuo amore che si esprime attraverso di noi, che ci riempie, che ci fa comprendere davvero che di questa grandezza noi non dovremmo essere così tanto interessati alla dimensione, ma alla qualità di questa grandezza, cioè proprio all'intensità, all'idea davvero che noi vi facciamo parte, come se oggi ognuno di noi possa avere l'opportunità di immettersi in questo fiume di grazia, come nel fiume come si parla nel libro di Ezechiele, dove tutto, la vita rinasce, tutto è pronto a disposizione per soddisfare ciò di cui noi abbiamo bisogno. E quindi noi non possiamo fare altro anche oggi che lodarti, ringraziarti, benedirti, perché davvero ci porti sempre in profondità nella tua verità, nella tua verità della quale ci fai proprio appartenere, cioè farne parte. Lode e gloria a te, benedetto tu sei sempre ed eternamente.